Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno con un video haul IKEA. Sono stata venerdì da IKEA appunto perché dovevamo acquistare un mobiletto per il salotto perché avevamo una zona del salotto che era un po' spoglia e così abbiamo deciso di acquistare il mobile qui alle mie spalle che è un Kallax che poi vi farò vedere magari in una clip meglio. E appunto, oltre al mobiletto, abbiamo preso altre piccole cosine e su Instagram, se ancora non mi seguite, mi trovate come jasminepink26. Abbiamo fatto un sondaggio dove appunto vi chiedevo se vi interessava il video di IKEA e se non ricordo male, il 90% ho detto di sì, quindi eccomi qui con il video. Allora, partiamo subito. Ho lo scontrino qui, ma come ben sapete, gli scontrini di IKEA non si capisce un cavolo di niente. Quindi cercherò di farvi sapere quali sono i prezzi, magari guardando ogni tanto lo scontrino, però come sempre, come in tutti i video haul di IKEA, vi lascio giù nell'info box tutti i link diretti ai vari prodotti che vi farò vedere e magari vi lascerò in sovraimpressione i nomi di tutti i prodotti. Allora, partiamo. Come prima cosa ho preso questo asciugamano che vi avevo già fatto vedere nel video scorso di IKEA, che è un della marca, cioè della linea Vagson. Penso si dica così, ed è un 50 per 100 centimetri, è quello da viso per intenderci, e questo l'ho pagato 2,95 euro. Ne ho altri due, sempre in beige, perché comunque il nostro bagno è sul beige, ma ne ho anche due blu e mi ci sto trovando molto bene. Poi abbiamo preso le immancabili pile di IKEA, queste qui che ce ne sono al loro interno 10, sono le AA, quelle più grandi, e queste le ho pagate 2,50 euro. Le batterie di IKEA sono sempre molto comode da tenere in casa per qualsiasi evenienza. Poi ho preso due pendini di questi qui, della linea Boomerang. Praticamente sono degli appendini per i pantaloni, ma io li utilizzo principalmente per le gonne. Perché mi ci trovo molto molto bene, quindi mi mancavano e ne ho acquistati due perché appunto mi servivano, e questi li ho pagati, se non ricordo male, 99 centesimi. Aspettate che 95 centesimi. Giusto? 1,20 euro, scherzavo, 1,20 euro ciascuna. Poi ho acquistato questa tovaglietta, che sarebbe una tovaglietta di quelle americane per intenderci, beige, che di solito si utilizza per la colazione, il pranzo o la cena. Io in realtà ho deciso di utilizzarla da mettere sopra il microonde come tovaglietta, e siccome anche la nostra cucina è sui toni del beige, grigio chiaro, ho deciso di acquistare questa qui perché mi piaceva tanto, l'avevo già vista sul sito e quindi abbiamo deciso di acquistarla. Questa invece l'ho pagata 2,95 euro, se non ricordo male. Sì, 2,95 euro. Poi ho preso, aspettate perché qua mi cade tutto, ho preso un'altra confezione di queste candele qui della linea Bracca, no, vabbè, non so come si pronunci precisamente. Queste qui le avevo acquistate anche la scorsa volta che ero andata ad IKEA e le avevo utilizzate, le avevo messe di bellezza in bagno, sono ancora lì come decorazione e hanno un profumo fantastico, sanno di caramello e cioccolato, e ho intenzione di metterle sopra il mobile qui, Kallax, però queste le volevo accendere perché veramente hanno un profumo spettacolare. Poi ho preso, per quanto riguarda sempre grucce, ho preso queste qui in legno che mi vedrete praticamente in ogni video haul di IKEA perché mi ci sto trovando bene, mi piacciono, ce ne sono al loro interno 8 e le ho pagate 3,95 euro. Abbiamo deciso di acquistarle perché comunque ci troviamo bene, io le utilizzo anche per i pantaloni, magari ci metto due pantaloni qua sotto e magari una giacca o un blazer sopra qui, in modo da non occupare troppe grucce. E poi perché stiamo rinnovando l'armadio per quanto riguarda le grucce e quindi le acquisto sempre da IKEA. Avevo in mente di acquistarne due pacchi, poi però comunque ho detto ma sì, incomincio a prenderne uno, comunque ce ne sono 8, quindi poi riesco tranquillamente a reperirle tranquillamente sul sito.
Poi ho preso questi grancini, perché ce ne sono loro all'interno tre, si chiamano Plut. Praticamente sono dei grancini per appenderci i, non so, tipo, come si chiamano gli asciugamani, l'asciugaposate, asciugapiatti, ecco, asciugapiatti. E quindi ho deciso di sostituirli a quelli che abbiamo già in cucina, che non mi piacciono per niente. Poi siamo andati a acquistare due confezioni di queste posate, le Mopsig, queste qui. Praticamente contengono al loro interno 16 pezzi, quindi 4 cucchiaini, 4 cucchiai grandi, 4 forchette e 4 coltelli per fare almeno un set da 8. E abbiamo preso questi. Questi mi ricordo precisamente il prezzo, costavano 5,95 € in sconto, anche se noi avevamo visto quelli da come si dice? Quelli da 10,95 € che però sembravano molto simili, quindi ho preferito acquistare questi qui. Poi ho preso questo contenitore qui che ho visto, mi ha dato spunto Carmen del canale Our Life, che praticamente lei lo andava a riempire con i cereali per la colazione e quindi ho rubato, per così dire, la sua idea e ho deciso di acquistarlo anch'io, questo della linea Korpfen, una roba del genere, aspettate. Korken, scusa, Korken, pagato 2,50 € ed è di quelli ermetici che si aprono appunto in questo modo qui. E io ci andrò anch'io a mettere i cereali per la colazione, lo trovo molto comodo anche come a livello di chiusura, quindi perfetto. E se mi ci troverò bene, andrò sicuramente ad acquistarne almeno un altro. Poi, ultime due cose che ho acquistato sono stati questi bicchieri qui della linea Svalka, pagati 4,95 € e sono sei bicchieri, quelli per champagne, per intenderci, per spumante, perché mi sono accorta che effettivamente in casa non avevamo nessun tipo di bicchiere o comunque simili per quando viene magari qualche ospite, quindi ho deciso di acquistarli. Avrei preferito che fossero stati 8, però comunque le confezioni sono da 6 e non le vendono separati, non le vendono singolarmente, quindi magari prossimamente andrò a acquistarne un'altra confezione. E infine ho acquistato, aspettate che appoggio i bicchieri, ho acquistato queste scatole qui, che adesso questa è già piena, sono le Tigena. Ne ho acquistate tre in questo colore qui bianco, ci sono anche nere e ci sono anche in altri due colori, rosa e bianche e poi con i quadretti vari colorati, con le forme geometriche. E io queste qui mi ci trovo molto bene, pagata 3,95 €. Adesso vi dico anche le misure, se riesco a non fare cadere nulla. Vediamo. Ok. Praticamente queste le ho pagate 3,95 € e non ci sono scritte le misure. Comunque, se non ricordo male, c'è la confezione più piccolina che costa 1,95 €, 3,95 €, 4,95 € quella leggermente più grande e poi quella grande grande che se non ricordo male costa 6,95 €. Però io ho deciso di acquistarne tre perché mi servivano principalmente da mettere nel cassettone della sala per andare un po' a riorganizzarlo e due le ho messe di lì e una invece l'ho messa qua nella Kallax dove teniamo tutte le fotografie per non averle in giro. Per quanto riguarda gli acquisti di IKEA abbiamo finito, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se non siete ancora iscritte iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun prossimo video. Io vi saluto e ci vediamo con il prossimo video, ciao!